Tacci che botta. Accostare. Ah, oh, io lo sapevo che andava a finire così, eh. Ecco là, mi ha sfasciato tutto. Io già godo. Ah, scemo. Imbecille. È sicuro che l'imbecille non è lei? Ah, sorcio, ma che te permetti pure da rispondere? Perché c'hai la fuoriserie e la pippa bianca. Ah, è così, c'ha torto e offende anche. Io offendo per due ragioni. Primo, perché c'ho un fisico che me lo permette. Secondo, perché madre natura mi ha dotato di un'intelligenza superiore alla media e uno come te io me lo magno. Senta, lei con quel trabicolo lì non dovrebbe neanche circolare sull'autostrada, lo sa. Quel trabicolo lì è un gioiellino che da 7 anni va come un orologio e solo d'accessori mi costa un patrimonio. Tu piuttosto. Andà a rubare sta bagnadora. Faccia ridere. Senti, io c'ho un appuntamento importante. C'ho il grano e non posso mica perdere tempo con un morto di fame come lei, ha capito? E allora se c'è il grano, a sto morto di fame gli stacchi da segno e gli rifai la macchina nuova. Va bene, trattiamo, favorisci i documenti. Poi che ragioni, Sorcio? Ma proprio un milanese doveva trovare che gli rifaceva la macchina nuova, non vedo a matti, oi. Ma no, io! E la chi? Ma fai, scappi! Ma guarda sto disgraziato! Hai capito che c'è? Che gente che c'è sull'autostrada! Andate! Brutto Sorcio Martino. Ma come le corna mi fai? Ma io devo appresso dappertutto, sai? Potrei pure dianando e lascio me. E invece no, io sono fatto così. Dovessi fare 3 volte il giro al mondo, ma io te devo acchiappare. Si è uscito di qua un milanese con dei baffetti da sorci e una fuoriserie blu. Sì, mi pare. Ah, guardi, è ancora sullo snodo.